fare i conti con l'ambiente, sempre nell'ambito del pomeriggio dedicato ai vari interessanti progetti LIFE. Siamo con Irene Bartolozzi dell'Istituto di Management della Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa e vogliamo sapere qualcosa in più riguardo al progetto Prisca. Puoi raccontarci di cosa si tratta? Allora, il progetto Prisca è un progetto finanziato dal programma LIFE Plus. Prisca sta per progetto pilota di riutilizzo su scala del flusso di rifiuti solidi urbani. E il progetto ha come obiettivo la realizzazione, la dimostrazione della fattibilità di 2 centri di riuso organizzati secondo appunto un modello particolare che prevede da un lato l'integrazione a monte con il sistema di gestione dei rifiuti per l'approvvigionamento di questi centri di riuso e a valle con l'integrazione con la filiera di distribuzione dei beni usati. L'obiettivo appunto di questo modello è quello di rendere sostenibili dal punto di vista economico questo tipo di realtà. Prisca si pone l'obiettivo di intercettare e avviare al riutilizzo e quindi sul mercato del riutilizzo il 60% dei beni appunto che vengono intercettati presso questi centri e il progetto è ormai alla sua conclusione e in questi 2 anni sono stati appunto implementati e realizzati 2 centri di riuso, uno presso la città di Vicenza e l'altro presso la città di San Benedetto del Tronto. Insieme all'implementazione del modello abbiamo anche realizzato degli strumenti di supporto adatti e utili alla replicazione in altre realtà, quali ad esempio un manuale operativo e tutta una serie di altri strumenti di controllo e di gestione dei flussi che permettono una completa tracciabilità all'interno del centro di riuso e anche un monitoraggio dei costi di tutto il processo della filiera. E nel corso del progetto, non so se potete fare il montaggio. Ripartiamo magari dal sono un attimo. No, ripartiamo dal corso del progetto. Sì. Riparti dal corso del progetto senza nonchalance. Ok. Nel corso del progetto è stata anche svolta un'analisi LCA, del Life Cycle Assessment, per valutare gli impatti ambientali legati ai processi di riutilizzo e di preparazione al riutilizzo e i risultati che abbiamo ottenuto fino ad oggi hanno dimostrato che questo tipo di attività portano un notevole vantaggio all'ambiente anche da questo punto di vista. In parallelo alle attività tecniche del progetto sono state svolte numerose attività di disseminazione a diversi livelli, sia coinvolgendo operatori del settore, pubbliche amministrazioni a livello locale, regionale, per favorire la disseminazione e la replicabilità di questo tipo di modello, ma anche sensibilizzazione verso i cittadini proprio verso un modello di riuso e di consumo più responsabile e sostenibile. Grazie.